speciale dal cielo. Vedono il Signore Gesù in tutta la sua gloria. Il monte diventa il luogo d'incontro con Dio. L'invisibile diventa visibile. Svaniscono i dubbi dei discepoli perché tutte le loro domande trovano una risposta in Gesù. Accanto a Gesù apparvero Mosè ed Elia, i rappresentanti della legge e dei profeti, le basi della religione giudaica. La parola di Dio rivelata nell'Antico Testamento ha in Cristo il suo compimento. Tutta la legge deve essere riletta alla luce di Cristo per essere capita. È Gesù l'unico capace di fare chiarezza dentro il cuore umano. La voce dal cielo ci invita ad ascoltare Cristo proprio per questo motivo. È Lui la risposta alle nostre domande. Questa seconda domenica di Quaresima ci invita a fare più spazio a Dio nella nostra vita di ogni giorno. Ci invita a trovare dei momenti nei quali facciamo tutto il possibile per staccarci dalla quotidianità e ascoltare ciò che Dio ha da dirci. Per vivere un intenso momento spirituale basta mettersi in ascolto, aprire il cuore e lasciarsi consolare da Dio. Questo lo può fare solo chi si prende cura seriamente della sua vita spirituale. Seguiamo allora i passi di Pietro, Giacomo e Giovanni e andiamo sull'alto monte a trovare Gesù. Andiamo in chiesa, davanti al tabernacolo, e lì, nella preghiera umile, cerchiamo le risposte alle nostre domande. Affidiamo a Lui le nostre preoccupazioni, chiediamo a Lui aiuto nei nostri bisogni. Questo tipo di preghiera, ripetuto spesso, trasformerà i nostri cuori e ci guiderà i passi nelle scelte quotidiane. Allora scenderemo dal monte e, uscendo dalla chiesa, diventeremo noi stessi luce per gli altri. Quante volte durante la giornata indirizzi il tuo pensiero a Dio? Come pensi di valorizzare quei pochi momenti che dedichi a Dio?